Allora, sì, Ion è un titolo abbastanza trasparente, no? Abbastanza vicino con della trasparenza dell'immagine. Per parlare del cinema c'è sempre il fatto che non vediamo quello che vediamo, non vediamo quello che vediamo con la macchina. Crediamo di sì, ma non siamo né il soggetto che ha visto, né il soggetto che vede adesso. Siamo in una situazione fluttuante. No, quello che dicevo prima, dell'occhio come istanza di un soggetto fantasma, e credo che vada molto vicino a questa intensità sperduta della visione cinematografica. Diciamo un'ultima chance di riconoscere questa situazione prima dell'ipotetico trionfo del digitale, che comunque può sostituire molti di questi imbarazzi, molte di queste incertezze, con l'unica incertezza sul modo di fabbricazione, sullo statuto di ciò che vediamo. E vediamo, certo, vediamo dei volti che conosciamo, dei grandi attori bermaniani, ci sono molte cose che è come se avessimo sempre visto, magari invece davvero alcune non abbiamo mai viste, perché poi si ricollegano a archetipi che ciascuno ha senza bisogno di aver agito in quel modo o di aver visto filmate quelle cose. Allora in quel momento interviene l'intensità, ripeto, citando Lachlan, l'intensità che sospende la complessità, che ce la fa interessare di meno, la complessità, i mille codici all'opera in qualunque immagine. Siamo proprio sull'intensità invece dello statuto dell'immagine, che è anche la più precisa, invece vicina all'incertezza, ma all'intensità di nuovo, alla non definibilità, alla bassa definizione, ma alla intensità incredibile di molte delle nostre immagini mentali, inclusa probabilmente quella di noi come soggetto. Un'ultima cosa, un dubbio ulteriore era dato, riguardo al fatto che Bergman è un regista che dà molto adito a una concezione del cinema, se vogliamo, abbastanza arretrata, un cinema d'artista, un cinema da sciamano teatrale, da regista demiurgo, un po' opprimente, riconoscibilissimo, uno dei grandi cineasti della seconda metà della storia del cinema, che hanno rimarcato prima della Rubalvaglia e poi insieme una sorta di libertà, e hanno acquisito, diciamo, tematiche molto sopravvalutate, secondo me, onestamente, sia del sotto strindberghismo, veramente anche dozzinale spesso, dal punto di vista del racconto di cosa succede in questo film. Il racconto, il dramma di Bergman, credo che sia tra i più poveri, tra i più banalmente ricchi, diciamo così, tra i più inutilmente gonfi della storia del cinema. C'è più intensità e comunque architettura appassionante per me in un piccolo western che è molto bello. Però ecco, Bergman poi quando ho cominciato a rivederla, mi sono ricordato, mi sono reso conto, mi sono trovato vicinissimo a questa cosa, che invece ha un'intensità straordinaria, basta l'idea del primo piano che continua a guardare spessissimo in macchina, basta persona, basta l'incertezza del soggetto in quanto visto, il fatto che lo specchio ti rimanda sempre un altro. Allora, la cosa che c'è straordinaria in Bergman, naturalmente, sicuramente grazie alla flagranza del suo gioco teatrale cinematografico, del suo pornografico, mettere in scena nei film i suoi amori, ma non i suoi amori come storia, i suoi amori anche, ma le persone amate o amate fino a 6 mesi prima, o che sono amate fino alle riprese, ma poi durante il montaggio non ci sarà, non c'è più lavoro con quel legame, quindi si lavora su una cosa che mentre si filmava era e ora è un'altra, e ora è ulteriormente mutata o morta. Tutto questo, secondo me, ha un'intensità straordinaria al cinema,
che è astilistica, atematica. Di nuovo, qui io non so quali, e non voglio ricordarlo, però lo vedete noi, quindi potrei avere un'altra impressione, quali siano le trame segrete, probabilmente molto personali, che ha seguito sicuramente l'artista nel farlo. Però io ho trovato molto intensamente vicino a questa intensità non formata, al di là o al di qua delle forme, e questo è tanto più inestimabile in quanto poi invece è sulle immagini fatte da quei grandissimi autori di immagini e di luci della storia del cinema. Buonasera.